l'assemblea appena terminata ha proclamato i nuovi soci corrispondenti nelle figure di Giovanni Bosio, Oreste Cagliano, Guido Curto, Fernanda Giorda, Elena Gonella, Andrea Schipar, Cristiana Peano e Paolo Sartirano. Sulla proposta dei nuovi soci ordinari, quindi il passaggio da corrispondenti a ordinari, sono stati nominati soci ordinari Enrico Corrado Borgogno Mondino, Giacomina Caligaris, Ezio Ferroglio, Renzo Motta e Questo Pietro scrivo. Terna. Quindi ho il piacere di dare il benvenuto a questi nuovi soci o a queste nuove categorie di soci, invitandoli a collaborare il più possibile, con l'Accademia. Fatto questo gradevole, compito, vi direi soltanto che, l'adunanza di oggi è organizzata dall'Accademia di Agricoltura di Torino in collaborazione con lo XAO, cioè il Centro di Studi dell'Arco Alpino Occidentale. Una collaborazione che del resto è già cominciata all'inizio di quest'anno con la presentazione di un libro. Il centro è presieduta dal nostro accademico Crosetti, Pro tempore. pro tempore, e che passerà poi Testimone, ricorderei. è già ufficiale. Alla fine dell'anno, quindi, con l'assemblea del 26. Allora, Sandro Crosetti, presidente di XAO, e Luca Battaglini, consigliere e anche lui attivo nel XAO e la loro attività è molto intensa su tutto il discorso di transumanza, pastorizia e i temi connessi. Non entro, non anticipo nulla, do subito la parola all'amico Sandro, a te la parola. Grazie Enrico, mi hai aiutato molto perché hai anticipato molte cose di quelle che volevo dire in parte, perché voi vedete giustamente nel logo di oggi è presente l'Accademia e questo XAO. Io aggiungo soltanto due parole. Questo XAO, che è un acronimo naturalmente, ai più sconosciuto naturalmente, credo, è un centro di studi che è nato nello scorso secolo, naturalmente, perché ormai è facile dire che è lo scorso secolo, su iniziativa di colleghi universitari di gran livello: Ettore Passarella Andrev, Gian Sabino Pene Vidari, Giorgio Lombardi, Gian Mario Bravo, cioè persone che avevano cercato di mettere assieme saperi diversi. Perché è vero che c'è una matrice di carattere giuridico, ma subito dopo sono entrati a far parte dello XAO gli storici, ma non solo gli storici, i geografi, i linguisti, e gli antropologi, che hanno la bellezza di questi centri che non sono così, è quella di mettere assieme saperi diversi che si confrontano. Devo anche dirvi per poi che, essendo la catena delle Alpi, di qua e di là dalle Alpi, per nostra fortuna. Come vedete, e l'ha ricordato Enrico prima, già a gennaio, grazie anche all'accoglienza dell'Accademia, avevamo presentato un volume che era stato il frutto di un progetto transfrontaliero, dove il motore era l'Université de Savoie-Mont-Blanc, finanziatore anche, quindi ecco qua i problemi della ricerca dei fondi, che ha pubblicato questo volume sulle proprietà collettive di qua e di là dalle Alpi, un unicum, questo posso dirlo con estrema sincerità, un censimento ovviamente a tempo, ecco, di tutto quello che poteva essere la presenza delle proprietà collettive nelle Alpi occidentali. E allora ecco il motivo per cui ci è sembrata una grande affinità di intenti, di culture, di saperi che ci potevano essere. Adesso vi narro come è andata poi questo nostro incontro di oggi. A luglio con Luca ci siamo trovati e dal momento che dovevamo in qualche modo anche progettare delle possibili piste di ricerca,
A lui viene in mente questa cosa sulla pastorizia, che a me aveva subito personalmente appassionato moltissimo, insomma. Io faccio il giurista e cerco di continuare a fare il giurista, ma molto spesso cresco con altri saperi che mi danno linfa, mi danno sempre grande ricchezza, insomma. Morale della favola, abbiamo detto che non cominciamo a studiare una cosa di questo genere. Allora io ho detto a Luca, io me ne posso occupare soltanto per i miei profili di carattere giuridico. Qua hai tanti altri saperi e allora. Di questo parlerà poi lui, quindi non gli rubo nessun'altra cosa. Ma abbiamo pensato di, già in questa sede, autorevole peraltro, di lanciare anche un possibile programma di ricerca per il 2023. Enrico ci ha ricordato che il 2023 si apre con tante possibilità, questa è una di quelle. Io mi sono occupato di questo aspetto e mi sono anche, ho imparato tante cose come quando uno si mette a leggere, a studiare, eccetera. Per esempio, una delle cose di cui vi parlerò, scusate, una delle cose che faccio sempre è quella di mettermi l'orologio davanti. Quanto ci dai, Enrico? Un quarto d'ora? 20 Sì, minuti? Ecco, ce l'hai, comodi, 20 minuti a 20 testa. minuti. Ne ho già rubati però un po', quindi l'ho fatto di un bonus perché quando mi sono messo a leggere queste cose, e Luca mi aveva già dato tanti input, ho scoperto naturalmente che l'evoluzione sotto profilo giuridico della transumanza, al di là di quelle che sono oggi le cose che tutti voi conoscete, no? Il valore anche tradizionale, il valore etnografico, il valore antropologico, e quant'altro, insomma. In realtà, sotto il profilo giuridico, hanno stentato a essere in qualche modo riconosciuti come valenza di carattere culturale. Perché? Il nostro codice dei beni culturali, che è il decreto legislativo 42 del 2004, modificato nel 2008, le cose che vi dirò, in realtà nasce, affonda le sue radici su un testo unico del 99 che aveva assemblato, ho cercato di assemblare, le due cosiddette leggi di cultura del 39, la legge 1497 e la legge 1089. Essendo che già quel testo base lì, e soprattutto poi il codice, aveva come parametro di riferimento che il bene culturale doveva avere come riferimento base la materialità, una res. Non a caso anche l'UNESCO, se voi ci fate caso, anche l'UNESCO aveva i siti, quindi dei luoghi da, in qualche modo, da tutelare, valorizzare, proteggere, eccetera, eccetera. Non aveva invece, era fuori da questo tipo di obiettivo, gli altri beni che noi chiamiamo immateriali, che sono beni che in qualche modo non hanno una materialità, quindi non hanno un riferimento sulla res, ma hanno viceversa riferimenti su che cosa? Sulle tradizioni, sulle canzoni, sulle rappresentazioni, sulla abitudinarietà di certi riti, insomma. Lo sforzo che fece il legislatore nel 99 fu quello di dire che questi beni erano dei dea, dei beni demo-etno-antropologici. Una formula complessa per dire che dentro ci stava l'aspetto demologico, l'aspetto etnografico e poi anche l'aspetto umano, insomma. Ma al di là di questo, non disse altro, anzi si guardò bene da questo, dal individuare, da tutelare questi beni come beni di carattere culturale. La svolta avvenne proprio con l'UNESCO, sempre facendo un po' di antropologia e quindi di ricerca, ma insomma, già nel 2019. L'UNESCO aveva individuato nella lista del patrimonio culturale immateriale il valore della pratica sulla base di una candidatura transnazionale, che era quella anche dell'Austria, della Grecia, eccetera,
di un bene che era portatore di una tradizione modellato sulle relazioni tra comunità e animali ed ecosistemi, dando origine a riti, feste, pratiche che costellano, peraltro, come voi sapete, una parte cospicua dell'estate, della primavera e dell'autunno. Su questo punto, poi, naturalmente, che cosa è avvenuto? È avvenuto che l'UNESCO ha, una convenzione poi del 2003, ha approvato proprio una precisa salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. E quindi anche queste realtà, che prima erano un po' marginali, direi anche sottovalutate, insomma, qualcuno ci rideva anche un po' sopra, perché, beh, insomma, sono le feste di paese, sono le tradizioni di carattere locale, parte povera della cultura, insomma, quindi anche con delle riserve abbastanza rilevanti, insomma. Viceversa, la Convenzione dell'UNESCO del 17 ottobre 2003 è intervenuta individuando la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Badate, questa convenzione è poi stata recepita in Italia con una legge nazionale del 27 settembre del 2007, il numero 167. Ma quando evidentemente è stata recepita, ha dovuto essere in qualche modo anche ricodificata all'interno del codice dei beni culturali del paesaggio. E qui è avvenuto che il codice, che è del 2004, nel 2008 ha avuto una prima rivisitazione, integrazione, insomma, dove nell'articolo 7 bis, quando c'è un bis vuol dire che c'è un'interpolazione, cioè un'aggiunta, il decreto legislativo è il numero 62 del 2008, ha usato un'espressione molto singolare, espressioni di identità culturale collettiva. Che siano espressioni di carattere culturale collettiva non c'è ombra di dubbio, perché il Margaro, scusate, il Bergé, uso un'espressione piemontese perché mi sento di poterlo usare, ma questa è la stessa cosa, possiamo farlo in Francia, quindi non, se voi conoscete un po' le Alpi è la stessa cosa. Ha usato un'espressione un po' eufemistica, no? L'ha edulcorata un poco. Perché, quindi anche è stata criticata da noi giuristi e dai commentatori, perché il recepimento non è stato proprio un recepimento di carattere così automatico e univoco. Perché, per esempio, ha ancorato la rilevanza giuridica alla possibilità di una testimonianza materiale di nuovo a quale attività di carattere culturale. Beh, qua si può rispondere che gli ermeti, le mandrie, hanno di per sé già una materialità, perché se non ci fossero le mandrie e gli ermeti non se ne parlerebbe, ecco, non saremmo qui a discuterne, insomma. Ma proprio perché il motivo era un motivo delicato da questo punto di vista e riformistico, perché si trattava di incidere su un tessuto normativo precedente con una novella di carattere legislativo, tutto questo poi è stato in qualche modo recepito. Ma torno a dirvi con una certa serie di ritrosia. Cosa ho fatto in qualche modo da volano poi? È quello che sapete poi tutti, cioè queste manifestazioni che abbiamo, ma ce n'è dappertutto, mi viene in mente Uccelio, ma che ha la festa della transumanza, ma ce ne sono dappertutto sulle Alpi Marittime, che concludono con una festa di carattere collettivo. Feste di carattere collettivo partecipatissime, le mandrie che tornano. Ma voi sapete che il diritto è un po' come il prezzemolo, quindi c'entra un po' dappertutto. E naturalmente, quando è che nel diritto noi abbiamo un termine, sempre un termine importante, inizio e fine, quindi dove? Ebbene, anche qui le regole sono regole dettate da fatti climatici, naturalmente. Ma voi sapete, sicuramente sì, meglio di me, che la transumanza ha in genere inizio il 15 giugno, festa di San Bernardo. Notate, sono date di carattere climatico, perché evidentemente si presume che la neve non ci sia più e che quindi la mandria possa risalire.
E si conclude il 29 di settembre, festa di San Michele, che sono evidentemente termini climatici dovuti, ma che sono entrati in quella che noi chiamiamo la consuetudine, gli usi, la consuetudine, che credo per chi frequenta il mondo contadino, ma non solo il mondo contadino, sono leggi molto più forti di quelle scritte. Chi di voi è? Non so, io ci sono stato, quindi perché sono sempre stato molto vicino al mondo contadino. Mio nonno era già accademico, quindi mi ha educato a questa cosa qua. Ma nelle fiere, quando si compra un mulo o una bestia, avete mai visto voi firmare un contratto? Se questo istituto si chiama la Palmazio, che è un istituto di diritto longobardo, eh? Naturalmente il 3 è il numero perfetto, eh? Quindi, e vale più di qualsiasi contratto scritto, eh? Perché in genere poi ci sono dei testimoni, che in genere sono anche dei mediatori, quindi hanno anche un interesse a intervenire sulla trattativa. Insomma. Questo per dire che cosa? Che in questo settore gli usi locali, le consuetudini hanno un peso enorme. Io mi fermo qui perché non voglio rubarvi altro tempo, ma la transumanza sfocia nell'alpeggio. È ovvio che avvenga così. E anche l'alpeggio è un contratto. Un contratto di erbatico, essenzialmente, uso un termine antico ancora, io che uso di forage, insomma. Ebbene, anche qui gli usi hanno un'importanza enorme, enorme, non soltanto nelle modalità del contratto d'alpeggio, ma anche sui siti, sui luoghi. Certe volte sono proprietà private, ma molto spesso sono proprietà pubbliche, quelle che noi chiamiamo oggi domini collettivi o demani pubblici, demani civici, impropriamente chiamati demani, ma sono patrimonio, insomma. Scusate le digressioni, i distinguo di carattere tipicamente giuridico, abbiate pazienza, ognuno ha la sua malattia professionale, ma molto spesso tutto questo scambio, baratto, permuta di prestazioni è molto significativo anche quando si tratta di tornare alla pianura. Perché? Perché il Malgaro torna, per ovvi motivi di carattere climatico, e dove viene ospitato? In cascina. Ma gratis, ma manco per idea. Perché? Perché lì consuma fieno. Ma oltretutto, qual è il vantaggio che ha il titolare della cascina a ospitare il Malgaro? Soprattutto se ha un gregge di pecore. È il letame, è la concimazione. Quindi c'è un uso reciproco, a volte non pattuito, tacito, ma assolutamente, come dire, vincolate per tutti e due. E questo fa parte del mondo agricolo, che mi pare sia una delle eredità più importanti che noi ci portiamo dietro. Ho Certo, sentito. vai, c'era la mezz'ora per No, ma continuare. io non voglio abusare perché io so No, che. so che hai delle cose ancora da dirci e quindi No, concludi pure con. No, ho soltanto più da dirvi perché è questo. molto interessante, mi sembra, tutto questo fenomeno che sembra storico, No, no. dimenticato, ma in È di realtà poi grandissima si attualità. lega anche a tutta una gestione dell'agricoltura, perché in fondo la concimazione, eccetera, gli scambi. Vai. Allora, chiudo con una chiusa che secondo me è molto importante, non solo come giurista. Non so se voi sapete che con legge costituzionale numero 1 del 1922 abbiamo cambiato l'articolo 9 della Costituzione italiana. L'articolo 9 della Costituzione italiana era l'articolo della cultura, ma parlava anche di altre cose. Abbiamo inserito l'ambiente nella Costituzione italiana e l'abbiamo inserito anche perché si mette in relazione a due concetti importanti: alle future generazioni, e questo ci interessa a tutti, sia che abbiamo figli, sia che non abbiamo figli, Futuro. tutti abbiamo. Noi viviamo in funzione non solo di noi stessi, ma di quelli che ci lasceranno e come li lasceremo. Ora, la transumanza e l'alpeggio hanno una funzione importantissima in quello che noi chiamiamo
La sostenibilità ambientale. Perché? Perché nessuno meglio del pastore sa dove, come condurre le proprie armenti, le proprie mandrie, come e dove utilizzare e meglio utilizzare il suolo. Quel suolo diventa un suolo che è regimato anche in funzione delle evidenti alterazioni di carattere climatico, di quelle che possono essere anche le situazioni di Ischia insegna, insomma, di alterazioni di carattere geomorfologico. Insomma, Malgaro, il pastore, diventa il custode delle terre alte. Il custode perché? Perché nessuno più di lui ha interesse ad avere tutela del territorio, tutela dell'ambiente, tutela del paesaggio anche, perché il paesaggio voi sapete bene, non dico cose, è un misto tra uomo e natura. E qui l'uomo ha la sua parte, perché ha da sempre svolto una funzione di protagonista insieme con queste che sono le sue realtà di vita, anche se tutto è cambiato, perché naturalmente il tempo, l'alpeggio era un dato di carattere povero, non c'era una tenda. Chi di voi è abituato a girare nelle nostre Alpi si accorge benissimo dove c'è stato un jas. Jas vuol dire giacere, quindi un posto dove poter ricoverare gli armenti, le mandrie, eccetera. Ma anche qui chi affitta oggi sa che deve cambiare il jas, perché si deve trovare un altro jas dove poter in qualche modo fare una rotazione di carattere. Di fruizione del bene. Insomma, un insieme di regole, di principi che si regano essenzialmente sulla deontologia, potremmo dire, sull'affidabilità, che fa parte anche certe volte di un altro modo di essere. Ecco. Non per nulla, un grande nostro giurista, Paolo Grossi, che è stato per noi un faro nella storia del diritto italiano, chiamava queste un altro modo di possedere. Bella questa cosa qua, un altro modo di possedere. Ho sforato, caro Presidente, ma insomma, ricordiamoci, un altro modo di possedere. Grazie, adesso passo la parola a Luca, che con molto interesse seguirò. La notazione finale che hai fatto, dove l'uomo e la natura, mi sembra che sia forse l'ultimo posto dove è più l'uomo che si adatta alla natura Sì. che non la trasforma, perché mi pare che Certo. viva ancora proprio in quelle condizioni, proprio passeggiando spesso nelle terre alte. Ho sempre un complesso di colpa verso questi personaggi che vivono una vita veramente dura, con queste gregge, circondate ormai da reti, dove mi è successo di trovare gli agnellini appena nati nella notte, protetti, ma comunque a rischio ogni momento, dei predatori, eccetera. Cioè è un mondo dove l'uomo è ancora abbastanza debole, ecco, mi pare abbia fatto dei danni come facciamo sovente altrove, con le meccanizzazioni, con il nostro modo di vivere, l'asfalto che mettiamo, eccetera. Quindi è molto interessante, ti ringrazio. Allora, a te Luca, accomodati o siedi Grazie. come vuoi. L'altra parte, non avevo letto il titolo Sì. dell'amico Sandro, il titolo tuo è I servizi ecosistemici della pastorizia e la Scuola Nazionale di Pastorizia. A te la parola. Bene, grazie mille, grazie Presidente, grazie a Sandro Crosetti, grazie anche in questo momento con un nuovo Presidente che sta per iniziare un mandato. Quindi sono anche emozionato, nel senso che mi trovo in un momento di cambiamento, di trasformazione dell'Accademia e la relazione anche che abbiamo avuto con l'amico Sandro nell'ambito del Centro Studi dell'Arco Alpino Occidentale è qualcosa che secondo me anche in futuro, in prospettiva, lo dico già appunto all'amico Marco, potrebbe diventare un'interessante opportunità anche di continuare sul solco di queste attività, ecco, che hanno una storia molto,
Molto importante. Io vi parlo dal punto di vista un po' dello zootecnico, di chi si occupa di produzioni animali. In questo momento siamo abbastanza sotto attacco, il mondo dell'allevamento, insomma, per tutto quello che può essere legato, insomma, alle problematiche così, del contributo al cambiamento climatico, alla questione degli alimenti d'origine animale, alle difficoltà che abbiamo anche nel difendere un settore produttivo molto importante, della nostra agricoltura. Ma l'allevamento, di questo tipo, la pastorizia in senso più ampio, ecco, può ancora, pur nella sua limitata presenza anche nel nostro territorio nazionale, però può ancora dare dei contributi, e contributi anche importanti. Questa presentazione la dividerei, diciamo, in tre momenti, brevi momenti, perché oggi è una giornata più tranquilla, anche considerato che siamo nella fase prenatalizia, non voglio essere così impegnativi, ma mi piacerebbe fare un primo percorso con voi sulla storia di questa transumanza sulle Alpi, l'evoluzione, cosa è capitato nel tempo. Parleremo poi dei servizi ecosistemici, cioè di queste che sono le opportunità di vario genere che offre questa pastorizia, che non è solo la produzione di carne o latte, ma abbiamo tantissime altre opportunità. Per chiudere poi con quelle che sono delle speranze, sì, di rinnovamento, che sono quelle di rilanciare questo mondo, grazie anche delle esperienze di formazione che stiamo in qualche modo cercando di mettere in movimento, in azione. Noi siamo, allora, l'allevamento sulle Alpi, ecco qui è anche importante l'interazione con XAO, perché si parla di un qualcosa che appartiene all'Italia come alla Francia, all'arco alpino occidentale, insomma, è accomunato da questa storia, diciamo che è una storia antica, partiamo da secoli, 10 secoli fa, poi andiamo avanti nel tempo, la transumanza è sempre presente. C'è una crescita demografica nel tempo, XII, XIII secolo, XIV, e questo fa sì che questo mondo dell'allevamento di sussistenza, delle famiglie, eccetera, ma però diventa importante perché si afferma proprio in questi ambienti che noi consideriamo marginali adesso, ma che all'epoca erano importanti, erano ricchezza. Una ricchezza che poi viene proprio compresa nelle sue espressioni di varietà e di variabilità nel tempo, nelle fasce altimetriche. E quindi le comunità alpine, è interessantissimo, esperienze che ho avuto con colleghi antropologi, abbiamo lavorato, geografi, abbiamo lavorato anche su questi statuti, quindi c'è un discorso anche di relazione col contesto di XAO, cioè gli statuti, queste regole che venivano date dalle comunità alpine proprio per mantenere queste attività di movimento di animali, di mandrie, di greggi, con un equilibrio, una qualità, diciamo, del sistema, che oggi dovremmo rileggere questi documenti di 500-600 anni fa. C'è stata poi una progressione, diciamo, di interesse per l'allevamento. Dai piccoli ruminanti si è passati all'allevamento di grandi ruminanti, bovini, e sappiamo che ultimamente l'allevamento dei bovini è diventato preponderante in certe aree alpine, e non è più però quello che, se vogliamo, sarebbe coerente con la risorsa. Spesso ci troviamo delle realtà di allevamento, penso all'arco centrale, alpino e anche orientale, dove ci sono allevamenti di grande, diciamo, intensificazione produttiva, che non sono sicuramente armonizzati con le risorse che possono dare questi territori. Ma l'allevamento ovino e caprino, in qualche modo, può ritornare interessante proprio perché per la sua qualità, diciamo, di utilizzazione di queste risorse. E c'è il problema della risorsa forestale. Qui c'è l'amico Paolo Gontier, naturalmente, sulle normative di controllo, ma questo lo sapevano già nel 1500. Insomma, se andiamo a vedere dei documenti, adesso qui faccio vedere rapidamente delle immagini che ci dimostrano come già 500-600 anni fa c'era una qualità del sistema produttivo, un'attenzione, ecco, al rispetto dell'animale. Degli statuti di Valgrana si parla proprio di attenzione all'uso della risorsa al momento giusto, cioè per evitare danni alle piante, agli alberi, evitare dei danni anche agli stessi animali, perché poi l'attenzione, il rispetto per l'animale, il benessere animale era già scritto in documenti come gli statuti di De Monte e di Valgrana, sui quali abbiamo fatto
delle ricerche. È interessante, insomma, proprio anche le regole sul permesso del pascolo. Cioè, oggi sono qualcosa che noi non siamo più in grado di dare quasi, no? Un'informazione che sfugge, però a quell'epoca, in quei tempi, c'era veramente una grande attenzione anche a queste, al discorso di calendario, ma non era solo un calendario, ma c'erano anche delle regole che venivano date tra i vari, diciamo, saggi, sapienti di famiglie che appartenevano a questi territori e che facevano in modo, ecco, che si mantenessero delle tradizioni, più che altro una cultura, più che altro. Una cultura che nei secoli, insomma, ha caratterizzato le comunità alpine un po' dappertutto, e quindi sappiamo i percorsi delle mandrie, delle greggi, le salite, le discese, le monticazioni e demonticazioni, e sappiamo tutte le relazioni con le feste, con gli eventi, eccetera. Molti, molti lavori. Noi diciamo siamo interessanti, l'Italia, l'arco alpino è molto interessante anche a livello internazionale, perché proprio per queste diversità, queste ricchezze anche di espressioni di allevamento montano, perché non c'è la varietà che abbiamo noi in altri paesi d'Europa e anche fuori Europa. Quindi c'è anche da difendere questo. Parlando di patrimonio immateriale, c'è proprio questo aspetto della diversità, chiamiamola qui, non è bio, ma è in qualche modo è anche bio, dei modi di muovere gli animali, le mandrie, le greggi. E sono molti gli esempi. Noi abbiamo rapporti molto stretti con l'Ecomuseo della Pastorizia di Ponte Bernardo in Vallestura, dove c'è proprio un luogo di riferimento dove si parla di storia di queste tradizioni, ma non è solo quello, ma c'è anche la vita di chi ancora continua ad allevare e mantenere questo tipo di pastorizia in essere. Partecipando a network europei e anche FAO, spesso ci chiedono: ma i sistemi pastorali vostri come sono? Noi recentemente abbiamo contribuito anche ad arricchire in qualche modo, l'Italia non era quasi presente, abbiamo dato degli elementi sulla pastorizia delle nostre regioni italiane, e stiamo facendo questo lavoro anche in stretto collegamento con queste associazioni internazionali. Questo per dire che, insomma, siamo di interesse. Abbiamo però tante problematiche. Ho partito, scusate. C'è stato. Ecco, qui sono elencate gli ostacoli e le difficoltà. Vedete, sono una lunga lista e potremmo dire puntini puntini, perché potrebbero esserci molti altri problemi. È inutile richiamare la riduzione delle superfici pascolo di un certo tipo, la dimensione delle gregge e delle mandrie che non sono più coerenti, diciamo, con le risorse. C'è una sorta di trasformazione, ingigantimento anche di una zootecnia che lì non dovrebbe essere, dovremmo ritornare a qualcosa di più minuto, di più capillare, per essere in grado di utilizzare queste risorse in modo conveniente. La perdita di biodiversità zootecnica, la perdita di razze, si difendono razze locali, sono stati fatti molti lavori anche sostenuti diciamo, a livello di risorse, di finanziamenti europei, eccetera, ma c'è molto da fare, perché mantenere delle razze che sono razze idonee anche per resistere a situazioni di difficoltà climatiche, di crisi climatiche, non abbiamo. È un patrimonio da difendere. Le produzioni, il legame di una produzione con una razza in un certo territorio, insomma, questi sono dei saperi, delle conoscenze da assolutamente difendere. Abbiamo i problemi già richiamati prima, vediamo le recinzioni, vediamo i cani da difesa. Sappiamo che queste sono delle perturbazioni gravi del sistema pastorale, perché non sono più in grado gli operatori, diciamo, esercitare questa attività come sarebbe, diciamo, opportuno e come desiderabile anche in relazione a quello che è un beneficio ecosistemico dell'attività. Ci sono poi le gravi questioni anche delle speculazioni, le misure che purtroppo hanno dato adito in certe situazioni a delle forme, insomma, di impiego ignobile, potrei dire, dei titoli con speculazioni che vanno proprio a colpire i più deboli, i più fragili. Le situazioni proprio, le vere realtà da difendere sono quelle che diciamo, ne soffrono le conseguenze. Bene.
Sono tutti temi, ecco, qui sappiamo la perdita, ho fatto un cenno alla perdita di Pascolo, di risorse. Il professor Cavallero, insomma, lui sa bene, queste cose le ha studiate per decenni, ma diciamo il tema è la criticità, è un po' quella, la perdita di superficie pastorale e la perdita di qualità delle superfici pastorali, perché poi è anche un discorso. E questo perché? Perché gli animali non sono più quelli giusti per questi luoghi, o non sono utilizzati o gestiti convenientemente. Vabbè, le speculazioni ho già fatto un cenno, vado rapidamente anche perché poi il tempo. Pascoli di carta è un libro che è stato recentemente presentato. Questo è un giornalista, scrittore, Gianandrea Mencini, interessantissimo. È un libro docu, potremmo dire, denuncia, ecco, di situazioni proprio documentate bene, no, di problematiche di speculazione. Ed è stato presentato in diverse occasioni. Perché di carta, proprio perché il Pascolo, nella versione, chiamiamola così, il titolo, cioè quello che ti dà un contributo è la carta, ecco, ma il Pascolo resta inutilizzato o utilizzato in modo. Perché purtroppo ci sono delle situazioni di questo tipo, no? Di chi si avvantaggia, grandi aziende di pianura che comprano, affittano e prendono titoli e acquistano, diciamo, in qualche modo, insomma, hanno queste entrate a scapito di quelli che invece utilizzerebbero e che sarebbero i giusti benefici. Le responsabilità ci sono, esatto, i comuni. Sì. Queste sono delle responsabilità gravi, infatti, da questo punto di vista. Va bene. Io vado velocemente, poi magari se avremo ancora 5 minuti alla fine, i servizi ecosistemici, ma li abbiamo già richiamati. In pratica non è che vi posso dare molti elementi in più. È stato detto anche da Nico Sandro, l'importanza dei saperi che vengono proprio da queste attività, da una sana, diciamo, trasmissione di conoscenze, che non è sempre possibile, abbiamo persa, purtroppo abbiamo dei vuoti, no, culturali, però i servizi ecosistemici che i pastori, potremmo dire, del passato, non li definivano così, ma li in qualche modo erano tesaurizzati, erano mantenuti, diciamo, nelle loro espressioni, ecco, potremmo dire più semplici. E qui purtroppo quella diapositiva non si è materializzata. Vabbè, andiamo oltre. Prima si è parlato di un'altra questione, che era quella dell'uso del greggio, della mandria per arricchire fertilità, eccetera. Ma non è solo questo, è anche l'interesse delle produzioni di questi luoghi. Noi abbiamo lavorato sull'impatto ambientale della produzione d'alpeggio, di montagna. Ecco, una transumanza consente di produrre in certi luoghi con degli impatti in termini di emissione molto più bassi di quella che può essere un'analoga produzione ottenuta in pianura o in altri luoghi. Quindi il sistema pastorale è un sistema che deve essere anche difeso, perché consente in qualche modo di produrre prodotti d'origine animale, ma con una sostenibilità molto più interessante, magari di altri contesti, dove stanno facendo grandi sforzi, perché io mi occupo di zootecnia, non è che voglio ovviamente demonizzare il settore, anzi, la pastorizia è un'opportunità, ma anche chi lavora in sistemi intensivi sta facendo grandi sforzi. Però dalle analisi ambientali di questi sistemi si nota questa, diciamo, marcia in più che hanno questi sistemi. Prima citavo anche il tema della biodiversità, quindi la differenza delle razze di montagna rispetto alle razze di pianura, e talvolta si è portata una razza non idonea in questi ambienti, e ci siamo accorti delle conseguenze sul sistema, sull'ambiente anche. E grazie locali, ne abbiamo tantissime, abbiamo una settantina di razze tra ovini, caprini, bovini nelle nostre Alpi italiane solamente, per non parlare poi in Europa. Quindi abbiamo dei patrimoni che sono proprio le espressioni animali giuste per queste terre. Ma come vengono considerate queste espressioni ecosistemiche dei residenti, dei non residenti? Abbiamo cercato di capire tra le persone che frequentano questi luoghi, anche per turismo, per altre, cioè come vengono colte queste espressioni produttive? Ma direi che è interessante che molti residenti, i residenti difendono questi sistemi, in molti casi, insomma, mantengono la tradizione.
I non residenti delle volte comprendono, delle volte meno. Ecco, i non residenti possono essere dei turisti occasionali, eccetera. Però è interessante che c'è una tendenza, diciamo, a comprendere. Noi dovremmo aiutare questo fenomeno culturale anche attraverso una maggior formazione, potremmo dire, del turista per aiutarlo, insomma, a comprendere meglio questi sistemi. Abbiamo lavorato in diversi luoghi da questo punto di vista, anche in collaborazione con economisti, con altri, con antropologi, eccetera, ma l'idea è quella di proporre, diciamo, questi sistemi alla luce di tutte le opportunità che possono offrire, farle comprendere. Sarebbe bello che il pastore, allevatore di montagne, potesse essere anche una specie di guida, no? Per presentare al turista tutte le opportunità che sono dietro quel prodotto, quel formaggio ottimo, magari che viene fatto in alpeggio, ma che non è solo il formaggio buono, ma è tutto quello che sta dietro, che noi in qualche modo dobbiamo assolutamente conoscere. Questa percezione, questo aiutare il consumatore a percepire queste cose è un'operazione molto importante. Dovremmo aiutare quindi chi produce in questi luoghi a sostenere, perché ormai tra le reti, i cani da difesa, queste espressioni, c'è un allontanamento, ancora un distanziamento ulteriore, no, tra chi produce e chi fa il frequentatore di questi luoghi. Purtroppo sembra quasi sia un processo di progressivo e crescente ostacolo di questo tipo di relazione. E quindi ci sono delle situazioni anche potremmo dire, di delusione da parte di chi alleva, di chi produce, dice ormai ci chiedono le vacche per fare la sfilata. Ecco appunto il discorso della fiera, del momento in cui ecco la vacca che magari starebbe tanto bene sul pascolo, viene presa per fare la sfilata in un momento che non c'entra niente, perché non è magari quello della demonticazione, ma cade nel momento ideale per il turista o per l'associazione turismo locale, eccetera. Ecco, quindi una cosa interessante, accoglienza, far comprendere al consumatore e al turista queste ricchezze, questi servizi ecosistemici, che l'abbiamo detto, sono la protezione di un certo tipo di biodiversità, mantenere un certo tipo di ambiente, qualità del luogo e poi anche una vita del luogo. E non è solo l'aspetto naturalistico, ma anche l'aspetto più umano, relazionale, insomma, antropologico. Bene, queste sono tutte cose che noi dovremmo in qualche modo. Come fare? Come fare? È un progetto molto impegnativo, il paesaggio zootecnico. Noi stiamo cercando anche di disegnare questo mondo anche dal punto di vista così del appeal, no? Dare una sorta di appeal al progetto della bellezza del luogo che c'è dietro questo tipo di realtà produttive. E sono tanti gli sforzi che vengono fatti. Prospettive di rilancio. E qui vengo all'ultima parte, gli ultimi. In 5 minuti cerco di dirvi le ultime cose che riguardano quello che è un po' il progetto che abbiamo negli ultimi anni, questi anni di Covid, abbiamo covato un progetto di formazione di pastorizia, ecco, una formazione, un progetto di educativo, formativo, insomma, ma molto, direi, complesso nella sua, cioè nell'insieme di tematiche trattate. Perché? Perché occorre diffondere consapevolezza, l'abbiamo appena detto, dell'importanza di questo mondo. Quindi bisogna formare qualcuno che sia in grado di trasmettere questi saperi e farli comprendere. Promuovere questi metodi di allevamento, cioè parlare bene dell'allevamento, insomma, ogni tanto dire che è importante difendere un certo tipo di zootecnia, no? Chiamiamola ancora col vecchio termine, che ormai insomma quasi desueto. Sviluppare esperienze di collaborazione tra studiosi, tecnici, ricercatori, il mondo della ricerca, ma anche degli enti territoriali. Ecco, cioè, voglio dire, mandare dei messaggi importanti anche attraverso la formazione per poter rilanciare questo settore. Favorire la conoscenza di questi metodi, ma per quelle che sono le diverse rilevanze che hanno, quindi, come dicevamo prima, l'importanza del far comprendere i ruoli, i ricchi ruoli ecosistemici di questi sistemi produttivi. E quindi è necessario arrivare a un progetto che è un progetto molto complesso da raggiungere, cioè è difficile. Noi abbiamo lavorato, adesso stiamo cominciando a raccogliere qualche risultato. È nata qualche anno fa una rete nazionale di pastorizia, la rete Appia, e all'interno della rete Appia, formata da pastori, prima di tutto, ma anche tecnici, ricercatori, accademici, antropologi, sociologi, cioè c'è un insieme di formazioni. È nata a Roma, è nata al Parco dell'Appia Antica, perché ci siamo trovati lì la prima volta, ospiti del Parco dell'Appia Antica. L'abbiamo denominata la rete Appia.
È una rete che all'interno della rete sono nate diverse attività, diciamo, proprio per finalizzate a sostenere questo settore. Perché, prima di tutto, i pastori, gli allevatori, abbiamo delle figure particolari, no? Di allevatori che, importanti, abruzzesi, sardi, toscani, abbiamo dei. Di cosa hanno bisogno? Rilanciare questo settore vuol dire farlo conoscere in un certo modo, dare il tema dell'accesso alla terra, il tema delle relazioni con i parchi, le aree protette, il tema della predazione, il tema delle difficoltà legate all'interazione con i selvatici, il tema della burocrazia, il tema della difficoltà a lavorare anche con certi uomini. Ma infine c'è la questione della cultura e della conoscenza e quindi della formazione. E all'interno di questa rete è nato il progetto della Scuola Nazionale di Pastorizia. Una scuola che quindi ha come fine quello di investire questi pastori attraverso la formazione del ruolo appunto di interpreti culturali, divulgatori di questo mondo. Cioè, questo vuol dire formarli tecnicamente, ma anche formarli da altri punti di vista, perché possono essere in grado anche di dialogare, di far conoscere, di entrare in interazione, insomma, positiva con queste che sono le figure dei frequentatori di questi luoghi. Inutile dire, conosco questo pastore abruzzese, Nunzio Marcelli, l'attuale presidente, che ha realizzato nella sua. Lui è ad Aversa degli Abruzzi, ha realizzato una yurta, immaginate, col stile mongolo, è lì una specie di capanna grande, cioè, e lì dice che ci sono dei turisti che vanno lì a trascorrere dei periodi beandosi, diciamo, del luogo, dell'interesse. Sì, però lui spiega anche a loro cosa vuol dire fare il pastore, cosa vuol dire occuparsi di questo mondo. Cioè, voglio dire, non è solamente un discorso di turismo particolare, magari un po' originale, ma c'è anche dietro tutto. Adesso io ho fatto un esempio, ma potrebbero essere molti. Quindi anche un'interazione con un turismo di un certo tipo. Il pastore che racconta, il pastore che narra, il pastore che riesce a scomporre il paesaggio e te lo insomma, e ti trasmette questi saperi, no? Queste famose cose che noi vogliamo difendere. Interpreti culturali, pastori raccontano storie, ma possono anche essere in difficoltà per raccontarle. Quindi noi dobbiamo in qualche modo aiutarli in questo compito. Quindi, insomma, secondo me, io credo che anche come agronomo mi sento di dire, ho fatto un bellissimo percorso di formazione, cioè, ma mi sembra che questo sia importante, cioè anche questo fa parte di qualcosa. Quando hai parlato di antropologi, di sociologi, eccetera, questo è proprio un ruolo che noi dovremmo in qualche modo prendere anche noi in relazione alla dimensione umana, insomma, di questo mondo. E quindi per fare questo ci sono varie strade, ci sono già delle realtà come l'Ecomuseo della Pastorizia di Ponte Bernardo, che sono delle piccole realtà, però hanno un certo significato, con le quali noi abbiamo dei progetti, probabilmente anche come XAO in futuro faremo qualcosa insieme, perché ci sono degli interessi di linguisti, degli interessi di antropologi, eccetera. Depositari di conoscenze dell'antica della lingua occitana, eccetera. I piccoli, i ragazzi, i bambini non sanno più disegnare la montagna con le pecore e le vacche. Ecco, noi l'abbiamo scoperto attraverso degli incontri, dei convegni internazionali dove le scuole erano state invitate a far disegnare i bambini la montagna di chi è la montagna, a chi appartiene la montagna. I bambini non disegnano più una pecora o una vacca, questi sono bambini delle Dolomiti, dell'Agordino, cioè quella di sinistra. Erano tutti disegni così, dove c'erano cervi, lupi radiocollarati, orsi. Ecco, questo è il bambino che oggi immagina che vive lì, il bambino delle Dolomiti, degli occhialari, d'accordo? Lì c'è anche questa grande industria importante. Ma la montagna, le vacche sono in stalla lì, lo sai bene. Ecco, le tengono in stalla, fanno tanto latte perché lo fanno in stalla in montagna, ma in stalla. Al pascolo non si vedono più. Ecco, i bambini quindi non sono più in grado. Da altre parti si cerca invece di rilanciare questo. Ed ecco che la scuola quindi potrebbe aiutare questo tipo di progettazione, nel senso di progettazione umana, diciamo, di far sì che da espressioni di giovani che sono in qualche modo stimolati da questo possa esserci una sorta di
Così In di... bocca al lupo. è in bocca al lupo. Qui abbiamo in bocca al lupo perché vi ho detto che anche uno dei temi culturali oggi sui quali bisognerebbe parlare e spiegare meglio le cose è il problema dei selvatici, la predazione, eccetera. E su questo abbiamo lavorato molto, ma non è facile perché questo è un mondo dove toccare queste espressioni della wilderness diventa qualcosa che crea tutta una serie di ripercussioni. Parliamo di cultura, abbiamo qui un paio di libri, poi recentemente un'importante casa editrice britannica, abbiamo pubblicato questo libro, Grazing Communities, un lavoro fatto, quindi le comunità pastorali, fatto per parlare di pastorizia dal punto di vista italiana, ma anche europea, dal punto di vista proprio della comunità, cioè l'importanza del common, insomma, d'altronde nasce lì quest'idea, no, del parlare di comunità, perché la pastorizia è qualcosa che uno pensa al pastore che si isola, in realtà le comunità alpine nel pastore hanno un'espressione importante proprio per unirsi, per raccogliersi, ecco. E sono espressioni diverse. Perciò transumanza, patrimonio immateriale dell'umanità, ecco, possiamo dire che proprio in questo senso. La scuola, e adesso vengo proprio ultime battute, cosa sta nascendo? Noi abbiamo un progetto importante di una scuola che, sullo stile delle scuole francesi, le scuole di Salon de Provence, l'École du Merle, di progetti spagnoli, di progetti di altre. E lì ci sono dei progetti molto che nascono dai pastori di più di 100 anni fa, avevano già pensato alle scuole, ecco. Le avevano già. Le finanziano i pastori, gli allevatori, il mondo agricolo finanzia le scuole. Noi invece stiamo cercando di trovare delle risorse un po' qua e un po' là per far partire dei progetti che sono inizialmente piccoli, ma qualcosa sta nascendo. Ne è nato uno finanziato da CREA, Riabitare l'Italia, nell'arco alpino, dalle nostre parti, diciamo in Valle Stura, che ha raccolto una quindicina di ragazzi molto motivati, li ho conosciuti, è interessante. Certo, sono però progetti corti, 2 mesi. Non è la scuola che vorremmo noi, ecco, però sono un avviamento, ecco, se non altro. In Sardegna hanno colto la palla al balzo, i sardi ci hanno detto facciamo la scuola noi, però la chiamiamo scuola di pastorizia sarda, perché loro ci tengono che questa cosa sia sarda, ma vabbè, ma noi abbiamo comunque detto, ma no, noi come scuola nazionale di pastorizia vogliamo esserci, non è che li facciamo fare solo voi, no. E allora siamo entrati anche noi, quindi andremo anche noi in Sardegna a portare la nostra voce. In Toscana, anche lì sta nascendo un progetto nel Casentino, anche lì ci hanno chiesto, un progetto LIFE, di partecipare per un progetto di scuola. Beh, questo per dire, e poi ce ne sono altri, in Molise, in Calabria, nella zona del Crater, insomma, nel Lazio e Marche. Ci sono tantissime espressioni che stanno nascendo. Scuole che si collegano anche dei network europei, perché abbiamo contatti con varie espressioni spagnole, portoghesi, francesi, e quindi vogliamo lavorare. Adesso abbiamo questo progetto, un progetto prima, un progetto diciamo europeo, Pastinnova, dove siamo dentro come Rete Appia, e siamo uno dei nostri temi, l'innovazione passa attraverso, l'innovazione in pastorizia passa attraverso la formazione. Quindi la formazione che dialogherà con le altre espressioni di formazione nei vari paesi. Bene, transumanza, quindi finiamo, tema interessantissimo, affascinante, io mi ritengo un privilegiato per potervene parlare anche questa sera. L'importanza l'abbiamo già un po' messa in luce dal punto di vista degli sistemi agroecosistemi, l'importanza di una pastorizia di un certo tipo e di transumanze di un certo tipo, perché ne abbiamo tante, ne abbiamo lunghe, corte, verticali, orizzontali, insomma. Però sono tutte espressioni che tutte possono portare valore e funzionalità agli ecosistemi. Ma dobbiamo aiutare chi fa questo mestiere, aiutare, beh, questi sono aspetti molto più puntuali forse, come le verifiche nei pagamenti, ma tutti gli aspetti che l'abbiamo già detto, molto critici, che poi portano a delle forme di speculazioni, il problema delle semplificazioni, il tema delle regole restrittive, le speculazioni dei titoli, cioè, l'abbiamo detto. Ma anche l'associazione fondiaria, quindi insomma, fa piacere che ci sia, insomma, il tema anche della pastorizia passa anche attraverso un uso della terra, un uso delle risorse che sia in qualche modo aiutato, sostenuto da delle associazioni fondiarie che ne comprendano il senso. C'è un passaggio di un gregge su terre che sono diciamo, riaccorpate anche in modo diciamo, in accordo, in armonia con i proprietari, diventa anche un qualcosa di molto importante
per consentire questi servizi ecosistemici ai nostri territori e poi, insomma, riconoscere questo valore, io direi anche etico, mi occupo di etica degli allevamenti, secondo me è un esempio la pastorizia che può andare in quella direzione, quando non è fatta in un certo modo, pilatesco o con figure che vengono, purtroppo abbiamo tanti casi di cronaca nera che vengono dal mondo della pastorizia, purtroppo tante espressioni che giocano contro, che fanno più notizia. Quando parliamo del bene, poi bisogna contrastare tutta quella che è la notizia contraria, che è sempre più quella che lascia il segno in modo più evidente, no? Anche sull'immaginario. E quindi sono tutti aspetti che in qualche modo cercheremo di portare avanti anche con i nostri progetti di formazione. Bene, grazie. Allora, qui una finale, sono stato recentemente alla Cappella di Scrovegni a Padova, mi sono fermato davanti a questo bellissimo esempio, diciamo, di pastorale, ecco, potremmo dire pastorale in parte perché ci sono le pecore, ma è una natività dove, insomma, tra l'altro la Madonna in una condizione anche particolare di accoglienza del bambino, insomma, l'abbiamo trovato molto bello, l'ho trovato molto bello e con questo è anche, oltre a ringraziarvi, anche un augurio di Buon Natale a tutti voi. Grazie. Bravissimi tutti e due su un tema affascinante. Lascerei spazio, vista l'ora, per due domande, se Sì. avete voglia, e poi vi chiuderei con due considerazioni. Io spazio alle due domande, ecco, anche se so Te che che sono. ce ne sarebbero tante, tantissime. Prego. Ma del lupo ci hai detto poco. Al lupo, al lupo. Se volete, il lupo è un problema, il lupo è un problema, non possiamo negarlo ormai di fronte a tutti. Si parla di riunioni sempre più frequenti per affrontare questo tema, ma di serenità nell'affrontare il tema o di attenzione e anche di rispetto per chi fa un certo mestiere, perché si tende a minimizzare o a dare delle cose, e questo è proprio. Veramente mestiere di altri. Ci sono Esatto. ideologie contrapposte, l'ideologia è Purtroppo. quella. Eh sì, purtroppo sì. Ma io dico per il bene del lupo anche, perché quando cominciano a proliferare troppo animali selvatici si creano situazioni di eccessi anche che possono sfociare in problematiche sanitarie, possono esserci rischi di ibridazione. Insomma, sappiamo benissimo che non andiamo nella direzione giusta della biodiversità che vogliamo difendere, andiamo nella direzione sbagliata. Quindi se non c'è un controllo, se non c'è un'attenzione da questo punto di vista. Perdere da, come ho già detto, il benessere animale passa anche attraverso dare alla pecora la possibilità di pascolare nel momento giusto della giornata, quando l'animale lo devi chiudere, quando avrebbe fame, mangerebbe volentieri, devi chiuderlo perché c'è il problema del rischio della predazione. E questo, secondo me, è un aspetto. Però, capite, il benessere viene giocato comodamente quando si parla del cane e del gatto, ma se si parla di altre specie, insomma. Ma se non riusciamo neanche a controllare i cinghiali, figure di lupi. Ma certo. E sì, i cinghiali sono un altro grossissimo problema, non lo nego. Anche Certo, se c'è sulla stato. Milano gente i fuochi, non l'hanno aperto perché comunque sulla 4 da Torino alle Terme è entrato un cinghiale a un quintale, uno con la macchina, non so, con la macchina l'ha investito, sono saltati gli airbag, si sono derbollati. La macchina da buttare via e adesso non riescono a farsi pagare anche perché era autostrada. Pare che sia entrato c'è stato un incidente di macchina, ha rotto i ripari e quelli si sono infilati dentro. Erano venuti a Torino a sentire un concerto. Quando tornavano indietro all'una di notte, Ma Villanova Amodovì è morta, la signora. Morta. Perché è stata investita da una pensione. Prego. Se si può quantificare il numero dei capi, sia dei gregi o di mandrie che ci sono in alta quota di Piemonte. Il numero, allora, noi ci troviamo, bisogna parlare di quanti animali si muovono rispetto a quelli che stanno, diciamo, stabilmente, stanzialmente. Allora, come gli ovini e i caprini in Piemonte sono circa 100.000 pecore e 70.000 capre, ecco, posso dire che questo più o meno è il numero. In molti casi questi sono animali che si muovono, perché tendenzialmente la pecora o la capra sono animali, però si muovono fino a un certo punto, però devo dire, non sempre, perché ci sono delle realtà di allevamento intensivo anche nelle capre, nelle pecore meno. La pecora è più tipicamente il sistema transumante, quindi i grandi greggi sono greggi che si muovono, però ci sono anche molti numeri di piccoli produttori.
produttori, di, chiamiamoli, di hobbisti, eccetera, che però fanno finire in questo numero. Per quanto riguarda i bovini, i numeri sono molto più bassi, le transumanze, numeri aggiornatissimi non ce li ho, ma mi sembra di ricordare sui 90.000-100.000 capi, ma su un patrimonio importante, adesso so se abbiamo circa sugli 800.000 capi, cioè il discorso è che 700.000 sono diminuiti i bovini, ma 300.000 sono le piemontesi, faccio per dire, ma di 300.000 piemontesi in alpeggio non vanno certamente grandi numeri, perché ci sono delle forme, una volta piemontese produceva latte, il margaro, cioè faceva ormai quel tipo di zootecnia lì e si è un po' persa, ecco, quindi abbiamo un po' in tutto l'arco alpino, abbiamo realtà di alpeggi, però l'abbandono degli alpeggi è io adesso non ho dei numeri aggiornatissimi, ma sicuramente un abbandono importante, cioè parliamo di un 20-30% forse di alpeggi ancora attivi rispetto al totale, ma forse anche meno in certe zone, insomma ci sono... ecco. Sì, quanti, sì. Quanti, scusa? 85%. Sì, ma... dal 2020 al 1980. Quindi sì, sì, sono 40 anni, metà degli alpeggi. Sì, persi. Ma prima se ne erano persi ancora. Ce n'erano ancora degli altri. Quindi si arriva... Quante sono boscaglie non gestite e c'è una situazione... con una perdita di biodiversità enorme, quello avevamo una vegetazione alpina determinata proprio dal pascolo, che proprio ha determinato un incremento delle tipologie di vegetazione sulle Alpi occidentali, sono documentate da un monumento, no? E che oggi sono perse al 50%, tenendo conto che c'era anche una bellissima opportunità di produrre ovviamente latticini in funzione della tipologia di vegetazione che abbiamo perso, perché ormai le superfici sono ridotte. E quindi vuol dire differenziare i prodotti caseari in modo notevolissimo, estremamente interessante, e che avrebbe potuto sostenere meglio per un'attività produttiva di questo. Grazie. Più o meno mi collego anche con quest'ultima affermazione: esistono dei sistemi di qualità che possono permettere di veicolare la differenza e quindi il valore, il potenziale valore aggiunto in materiale o materiale di una fabbrica di questo tipo fino al consumatore? Potrei rispondere anche al professor Cavallaro. Comunque posso dire che ci sono dei tentativi, ma sicuramente siamo ancora molto timidi dal punto di vista perché noi per esempio documentiamo che la qualità di un latte di montagna d'alpeggio e quindi effetto di una transumanza è nettamente superiore in termini di composizione nutrizionale, nutraceutica, eccetera. Ma questo sarebbe una cosa, lo facciamo con noi. Talvolta gli allevatori mi dicono, ma io porto le sue analisi nel mercato e la gente ogni tanto mi chiede, ma cosa vuol dire quel percentuale di acidi grassi? Allora me lo spiega, io glielo spiego, dice, ah sì, bene, perché bisogna anche fare così, per arrivare a un marchio, cioè bisogna arrivare anche a una forma di decodifica di un risultato, di un dato, che non è facile per un pastore allevatore. Difatti la scuola può dare un aiuto anche in questa direzione, cioè di portare a dei marchi, marchio a volte non va fatto bene, potrebbe non essere la cosa migliore, ma delle espressioni di conoscenza, ecco, che poi passano forse anche attraverso un'immagine, un'etichetta, ma non è necessario, cioè, non so, trovo che fidelizzare un consumatore in un certo modo vale molto più di un certo marchio, ecco. Per me insomma così un'idea. Però se copiassi un pochino dalla frase per quanto riguarda la qualificazione dei prodotti più lunghi sulle altre, dove il Beaufort, ma d'accordo, certo. Invece abbiamo abbiamo raffinato un ricco e più ben formato che c'era in certo. No? Certo. E l'abbiamo rovinato, infatti adesso prendi e secco, si sbrizza, non c'ha più le vene ancora. C'è un disinteresse di proposti di parlava prima di razze particolari, sì. Bisogna individuare, eccetera. Ho prima citata la Sambucana, che è una delle classiche, diciamo. Ecco, volevo sapere se esiste una banca del germoplasma di queste razze, a che punto è, se,
È possibile? La conservazione, diciamo, in vitro, in situ, insomma, noi stiamo cercando di proteggere queste razze attraverso anche delle iniziative. Mi ricordo i primi a lavorare in questa direzione sono stati il CNR e l'Università di Milano sulla una difesa della biodiversità, i primi rapporti. Poi c'è stato il Centro Beneventano di Circello, dove sono nate anche lì delle espressioni di questo tipo, quindi conservazione di germoplasma, di dosi di seme maschile, insomma dei maschi, dei riproduttori. Però si tratta di operazioni che comunque, secondo me, non sono andate tanto, si preferisce la conservazione in situ, diciamo, quindi più che altro fare una sorta di registro anagrafico delle razze attraverso quindi le conoscenze. Certo, la direzione è un po' quella, però custode e basta non va bene, cioè deve essere allevatore, non deve essere solo custode, cioè deve essere un custode ma che alleva, cioè che l'animale deve in qualche modo essere impiegato, delle volte custodire nel senso, a me piace parlare custodire, cioè perché a volte sono delle espressioni un po' di conservazione un po' passiva, ecco, invece la conservazione va fatta attivamente con l'animale, sì. Però bisogna trovare chi faccia questo mestiere, quello, la ricerca di giovani, la ricerca di espressione, va bene. Angelo Ciotti, Angelo. Dietro il proiettore che rischiamo di non vedere. Scusa Gianciano. Cambio un attimo il discorso da quelli fatti ultimamente, facendo riferimento a un accenno che il professor Crusetti aveva fatto all'istituzione della Margaria, cioè il proprietario del castore, che d'estate va in alpeggio e d'inverno andava nell'azienda agraria. Il rapporto fra l'azienda e il pastore era dettato non da legislazione, ma da consuetudini ben chiarite, ben precise. Il pastore dava un contributo. Pagava all'azienda un determinato quantità di moneta e il prezzo di questa prestazione dell'azienda verso il pastore era determinato dalla tesi. La tesi aveva un prezzo ed era costituita, era un pool di prestazioni che l'agricoltore dava, cioè una determinata superficie di pascolo sul prati polifiti temporanei o permanenti che c'era l'azienda in autunno, una determinata quantità di superficie nel pascolo della primavera, una determinata quantità di fieno e una determinata quantità di granaglie. Quindi il pastore aveva tutti gli alimenti dati dall'azienda e il prezzo è era appunto determinato sulla tesi. La quantità di fieno era poi trasferita in volume, perché c'erano i fienili e non è che potessero pesare. Tutto. Allora c'erano dei professionisti che determinavano il peso specifico di quel fienile, vero? E quindi in volume dava la cosa. Un aspetto molto interessante di questa pastorizia, del fatto che il pastore era in azienda e pascolava, mi riferisco al pascolamento primaverile, è che l'agricoltore aveva il fieno, quindi il fieno lo produceva. Ora, la produzione di fieno è nei prati. La maggior parte, una percentuale elevata, viene nel primo taglio primaverile, il quale veniva normalmente in maggio, dal 15-20 maggio, in quell'epoca lì. Ora, in quell'epoca la produzione era molto alta, le probabilità di pioggia molto elevate, per cui i fieni primaverili erano sovente deteriorati da pioggia, insomma da perdite, eccetera. Cosa succedeva? Che il pastore
pascolando nella primavera, vero? Utilizzava lui quel primo ricaccio del prato, per cui il fieno veniva poi prodotto l'inizio della fienagione, veniva poi nel secondo ricaccio del prato, in giugno, quando le precipitazioni, possibilità di fienagione erano molto migliori di quello che fosse in primavera, oltretutto si arricchiva di leguminose e quindi il valore era molto alto. Volevo solo precisare. Scusate, in più le macocine, in più, certo. Il pastore deve fare. Molto, molto, molto interessante. Non c'entra in questa casa perché fa qualcosa per allora possiamo ringraziare tutti. Io vorrei soltanto fare un commento in chiusura, perché quello che ci avete raccontato, e a me in particolare, vissuto inconsciamente di una grande passione per le terre alte, passeggiare da solo nei boschi, salire sugli alberi a cercare il nido e vedere cosa facevano da piccolo, poi le scalate, quindi raggiungere degli angoli di alpeggi sotto le scarpate rocciose su cui mi arrampicavo, dove magari andavano proprio a nascondersi perché è un po' più caldo la gregge, dove nascevano i piccoli nella notte, li vedevi la mattina quando andavi con la corda sulle spalle per fare la salita. Mi ha sempre affascinato, mi ha così affascinato che ho anche vissuto l'esperienza del, come già che si chiamava, Profondo Blu, che è un percorso di trekking alpinistico in Sardegna, dormendo dove vivono i pastori, nelle loro capanne fatte con il ginepro, come? Di ginepro, ma ha un nome che è l'alpeggio. Insomma, mi sto allungando, ma volevo dire che avete toccato dei temi molto vasti, molto interessanti, vivendo sempre in montagna, sovente in montagna come ho fatto io, per passione ho avuto degli amici che mi spiegavano i danni che fanno gli alpeggi moderni, che vanno fuori stagione, in anticipo, distruggendo i fiori, per cui impedendola. Problemi gestionali. Con tutta una questione di fondi sprecati della Comunità Europea, con delle truffe di milioni di euro, con animali che non sono mai andati su e che quindi hanno, quindi e con l'impossibilità di fare le denunce perché le stesse autorità chiudono un occhio, perché va bene per la comunità che ci sia l'alpeggio che fa finta di fare un po' di formaggi, ma con tarocchi dei numeri incredibili. Allora, da quello al discorso dell'educazione, al discorso del mestiere nuovo che è il pastore laureato, a questo punto, che ha senso, voglio dire, essere. perché deve tenere conto di così tutte queste cose, certo. Mi apre di nuovo un aspetto, gli aspetti giuridici, è un discorso nella sua specializzazione estremamente affascinante, e ne avremmo voluti sentire di più, ma ho colto in tutti e due voi un po' la tensione del poco tempo che avevate, non volevate massacrarci di più, ma in realtà io l'ho trovato molto interessante. E allora butto lì questo discorso, varrebbe anche risorse europee con Erasmus, non quelli classici di trasferimento di studenti, ma di best practice, eccetera, che sarebbe bello, state già facendo, ecco. Tutto questo argomento, come altri che abbiamo toccato, ma questo vorrei dire che non dobbiamo lasciarlo lì così di corsa come ci avete raccontato, avete fatto, detto molte cose interessanti, ma potevate allungarvi di più. Immaginerei che il convegno che avevate accennato sarebbe molto importante per poter dedicare a questo tema la mattinata o la giornata, io a giudicare, perché effettivamente è troppo ricco di contenuti. E mi sembra che questo tavolo e degli altri accademici intorno che sono vicini potrebbero apprezzarlo molto. E quindi su questo invito
che sto facendo, ma adesso mi sono accorto che lo lascio in mano tua. Guarda, no, perché è vero, distinto, uno parte e va. E allora, con questo ringraziamento sincero ai relatori e a tutti voi, ho lasciato questa immagine per riconfermarvi gli auguri di Natale, un'immagine davvero bella, davvero da mettere sulla parete anche a casa invece delle solide lucine. E a questo punto, nel fare gli auguri a tutti, vi invito ad andare a bere un piccolo bicchiere, ricordandovi anche che ciò che vi faremo degustare, tra le altre cose c'è lo spumante che ci ha offerto Cugnetto, che però è già scappato per motivi di tempo e di... ma c'è anche il vermouth dell'Accademia, che sapete che grazie agli amici accademici hanno studiato e preparato, e che normalmente vi diamo in degustazione, ma se qualcuno di voi volesse acquistarne, ne abbiamo un po' di bottiglie, al momento non tante, ma è un modo per avere la nostra amata Accademia a casa quando ti fai il cicchetto di vermouth, che è molto gradevole. E quindi passiamo agli auguri. Grazie di cuore. Grazie.